Strano il titolo della meditazione di oggi, Come poter vivere di niente. Ma quelli lì sono matti. Ma cosa dicono? Ma come si può vivere di niente? Come si può? Allora, noi partendo dalla parola di Dio, partendo proprio dalle parole che Gesù ci dice noi vedremo che vivere di niente è possibile, è possibile. Partiamo da queste parole, non portate borsa né sacca né sandali. È il Signore che si rivolge ai discepoli e dice quando vi mettete in viaggio, non portate né borsa, né sacca, né sandali. Poi più avanti dice, ebbene io vi dico, è un giuramento che Gesù fa, chiedete, cercate, bussate, tre verbi. Chiedete, cercate, bussate. Lo stile di vita del discepolo di Cristo è presto indicato dallo stesso Gesù che offre ai suoi amici un tenore sobrio, semplice ma essenziale. Oggi vogliamo fermarci a riflettere proprio su questo, su quel vivere e crescere. Gesù che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli dice nessuna preoccupazione per le cose materiali non dovete preoccuparvi perché dobbiamo piuttosto chiedere cercare e bussare alla porta del cuore del Salvatore e se noi e cerchiamo, bussiamo alla porta del Salvatore, noi troveremo sicuramente quello di cui abbiamo bisogno e ci vedremo anche esauditi. E allora partiamo dalle prime parole: non portate borsa né sacca né Sandali. Qualcuno dirà, sono tre parole, borsa, sacca, sandali. Esaminiamoli insieme. La borsa ci riporta il denaro. Beh, anche oggi c'è gente che gioca in borsa. La borsa. Non portate la borsa. Non mettete la vostra sicurezza nel denaro. Quante volte abbiamo sentito anche dalle labbra del Papa la parola il Dio denaro, cioè quel denaro che diventa per te come un Dio, un idolo. E tu riponi tutta la tua fiducia lì. Perché? Perché c'è il denaro e quindi sei al sicuro. No, la sicurezza è lui, non è la borsa. Ecco la prima parola. Poi viene la sacca. La sacca ci ricorda la sporta. La sporta che anche oggi è in voga nelle nostre famiglie. La sporta mi serve per fare la spesa, per andare a prendere il pane, per prendere anche un po' di companatico da mangiare insieme col pane. E anche lì eh, il Signore dice: Non portate neanche questa sacca. Perché? Perché ci penso io al vostro mantenimento. So che voi avete bisogno di questo, e allora ci penso io. So che per vivere occorre il pane quotidiano, l'abbiamo visto nella precedente meditazione, ma ci sono io. Poi eh, tra le cose eh, eh, non vengono a mancare anche i sandali, i sandali sono la parte per il tutto. Nella parola sandali noi dobbiamo vedere anche il vestito, e tutto quello che riguarda la nostra persona e di cui abbiamo bisogno. Pensiamo alla casa, agli indumenti, eh, al cambio della biancheria, un insieme di cose, no? Il Signore dice... Non preoccupatevi per queste cose. Quindi neanche, non solo non preoccupatevi, ma non portatele. Quando vi mettete in viaggio, ma io ho bisogno di cambiarmi, ho bisogno, avrai tutto. Non preoccuparti. Il Signore sembra dirci, anche se non lo dice esplicitamente, ci penso io. E non sta tu a immaginare come, ma come puoi pensarci, ci penso io. Queste cose a te non mancheranno, quindi non devi preoccuparti. Si tratta di tre punti che spesso ci preoccupano, ma anche ci disturbano. E se fosse solo la preoccupazione, ma c'è poi il disturbo dentro. Nella mente. Sto pregando ma mi viene in mente che mi manca quello, non ho questo, non ho quell'altro. Pensiamo a quante famiglie oggi, in modo particolare, non hanno il necessario per vivere. E il pensiero, almeno il mio pensiero, va a tutte quelle famiglie i cui papà mariti sono in guerra, parlo di quello che avviene in questi giorni, e la moglie con i bambini è in cammino in un luogo che non sa dove arriverà. E quindi è preoccupante il fatto, veramente preoccupa, molti genitori che non arrivano a fine mese, ad esempio, lavorano ma non ce la fanno e ci sono le bollette della luce e del gas e la luce viene tolta perché non è stata pagata la bolletta ma lì c'è la mamma sola perché è stata abbandonata dal compagno che è il padre di quelle tre creature sto parlando di fatti concreti potrei fare nome e cognome la delicatezza dice di tacere, di tacere, ma quanti, quanti di questi casi, quanti? Se l'Apostolo ha diritto alla sua ricompensa, come potrà essere possibile che la nostra vita trascorra serena e senza affanni? Quando in mezzo ci sono questi. E come noi possiamo essere portatori di speranza anche a chi ormai speranza non ha più? Perché la casa gli è stata tolta, gli affitti erano troppi e quella povera giovane mamma, giovane, 19 anni, con tre bambini, quella povera donna è costretta a mendicare da qualche amica, a bussare alla porta, a telefonare con la disperazione nella mente e nel cuore. Sono cose che veramente sono cose di oggi, non sono cose inventate, cose assolutamente. E allora ecco che viene Gesù e che dice, chiedete e vi sarà dato. Chiedete. Queste parole sono di grande conforto, però devono essere precedute e accompagnate da una fede viva e sentita. Notiamo bene quante volte in questi giorni... È ritornata questa parola, fede, fede. Qui addirittura mi si chiede una fede viva, una fede sentita. Chiedere a chi? Sono andata in comune, ho chiesto, mi hanno mandato poi alle case ATER, mi hanno mandato poi da lì. Mi hanno detto che sarà difficile, ma io dove vado con le creature? Cosa faccio? Chiedere a chi? Chiedere che cosa? Ma io sto chiedendo la casa, ma non è finita. Poi ci sono le utenze, luce, gas, acqua. Ma questi bambini, i due più grandi, vanno a scuola. Uno ha sei anni, uno ne ha nove e devono andare a scuola puliti, lavati. Ci manca addirittura l'acqua. Ci manca il caldo in casa. C'è freddo. Proviamo a chiederci quante volte mi sono rivolto al Signore e gli ho chiesto di darmi ciò di cui... Ho stretto bisogno per andare avanti. Ho gridato, ho scritto, ho minacciato, pensate un poco, minacciato, minacciato anche di togliermi la vita, di buttarmi giù dalla finestra con la creatura. Non sono stata ascoltata. Ho messo sempre Dio davanti a tutto e al di sopra di tutto, oppure a volte mi ci metto io perché sono io che mi sento il centro di tutto. Sono io. Ed ecco che torna, lo dico in sordina, quel maledetto io io, 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 io e avanti. E mi dimentico di Dio e dovrei dire Dio, Dio, se noi avessimo la fede, mi viene in mente in questo momento di Giorgio Lapira, ad esempio, anche lui, come si elevava al Signore, come guardava al volto rigato di sangue del Cristo crocefisso e risorto, perché Cristo è morto per i peccati, per i miei peccati, per le mie colpe, ma è risorto. È risorto e vuole che io risorga. E vuole che io mi alzi dalle mie miserie. E allora sono qui. Cercate e troverete, continua Gesù. La nostra vita è una ricerca continua. Il primo da ricercare sono proprio io. Io devo ritrovare me stesso. Che bello che è questo. Ritrovare se stessi. Io devo ritrovare me stesso così come sono con i miei pregi, con i miei difetti, con le mie mancanze, con i miei peccati. Io, con i doni spirituali, morali, fisici e materiali, devo ritrovare il mio rapporto con Dio. Importante, eh? ritrovare il rapporto con Dio. E il mio stare insieme con i fratelli. Quindi rapporto con Dio e rapporto con gli altri, rapporto con i fratelli. Non è sempre facile cercare e trovare. Non è sempre facile, ma è sempre possibile però. Occorre provarci. Gli esercizi ci aiutano anche in questo. Ed ecco. La terza, bussate e vi sarà aperto. È un altro verbo importante che rientra nella trilogia del Vangelo di Luca. Proviamo a vedere se bussiamo alla porta di Cristo e gli chiediamo di aprirci, perché abbiamo bisogno di entrare e di stare con Lui. Se sapremo stare con Cristo... Riusciremo anche a stare coi fratelli e anche con le sorelle che incontriamo sul nostro cammino. Ah, ma sai, io eh, è gente che non conosco. Ho capito, noi dobbiamo amare tutti, noi dobbiamo voler bene a tutti. Tutto quello che vuoi. Però tu devi spalancare le porte del cuore. Devi fare spazio. Perché Cristo entri con la sua luce, col suo amore, con la sua misericordia, soprattutto con la sua misericordia. Ed è importante questo. E Gesù conclude. Ebbene, io vi dico: è un giuramento, eh. Ebbene, io vi dico. Quando Gesù dice io vi dico, emette una sicurezza, non c'è spazio per il dubbio, per l'incertezza. Le parole di Gesù sono tassative, sono sicure. Bisogna che noi ci fidiamo di lui, fidarci di Dio. A volte ci lamentiamo perché Dio non si fida di noi. Ma come fa a fidarsi di noi quando noi mettiamo in dubbio tutto? Quando noi abbiamo una fede che è men che pallida, perché pallida è già qualcosa. Bisogna che noi ci fidiamo di Dio. Quel distacco da noi stessi che Egli ci chiede è premessa e promessa, premessa e promessa di beni superiori. Il niente, e torniamo al niente, il niente che ci è richiesto nel nostro modo di vivere è premessa e promessa di beni superiori e questi beni superiori sono i beni eterni e noi siamo fatti per i beni eterni il nostro cammino è un cammino verso la patria è un cammino verso il Signore che viene belle quelle parole noi purtroppo le cantiamo e le ripetiamo soltanto durante l'avvento. Vieni, Signore Gesù, Maranatha, vieni, Signore Gesù, vieni, vieni a salvarci. Tu che sei morto e risorto per noi, ritorna, vieni a salvarci. Siamo dato. Jesus Cristo.